il Monterosi Tuscia ancora a 0 punti in classifica, reduce da 6 sconfitte consecutive, ospita il Catania di mister Tabbiani. Tabbiani conferma il 3-4-2-1 che ha battuto domenica il Taranto di Carmine, unica punta ma uscirà presto per infortunio. Taurino per il Monterosi si affida alla coppia Vano-Costantino. Proprio Costantino, minuto 13, destro radente, palla fuori di poco. Prima occasione per il Monterosi. Esce il Catania con le palle inattive, schema, mischia in area, Dubizkas, conclusione debole. Tutto facile per Mastrantonio, ma il primo segnale di vita da parte della squadra etnea. Passa un minuto, 26esimo, Parlati sposta, calcia col destro, primo intervento nella partita di Peters, attento. Mezz'ora, Rapisarda si mette in proprio, inventa sulla destra, Bocic, traversa clamorosa. Minuto 40, spunto sulla sinistra, calcio di punizione, è un'azione importante quella fatta da Marsura perché origina questa punizione. Chirico tagliato, erroraccio da parte di Giordani che con la testa batte il suo portiere. Catania in vantaggio con l'autogol sfortunatissimo di Giordani. Secondo tempo, il Catania vuole provare a chiuderla a solo di Dubizkas dal limite sinistro del lituano. Palla alta, spreca un'occasione, ce ne saranno diverse in questo secondo tempo per il Catania. Chirico, e qui si supera, straordinario Mastrantonio a negare il quarto gol stagionale al Folletto di Mesagne. Ancora Chirico dalla destra, minuto 80, la sua classica giocata, sinistro a giro, palla troppo larga, stavolta Mastrantonio non deve intervenire. Il Catania però non riesce a chiudere la partita per quanto ci provi qui. Bua lanciato in area e stavolta Mastrantonio ci mette i guanti. Il Monterosi allora prende coraggio. Iniziativa di Silipo. Rimpalli in area pittante. Peters è straordinario con il riflesso al minuto 86. Poi errore in impostazione del Monterosi. Ruba palla a Chirico. Questa è la chance più grande. Ma Chirico fallisce il colpo del KO. E allora regola antica del calcio, gol sbagliato, gol subito, Palazzino appena entrato inventa un destro pazzesco ed esplode tutta la sua gioia. Il cross di Silipo, la mischia in area e il destro improvviso, rabbioso, è bellissimo e vale il pareggio. Tra Monterosi e Catania è 1-1.